che il Signore ci aiuti a suscitare il desiderio dell'ascolto della parola. Ora chiediamo l'aiuto dello Spirito Santo perché scopriamo che questa parola è attuale, è per noi e oggi. Normalmente nelle nostre liturgie domenicali noi facciamo sempre riferimento al percorso dell'anno liturgico, che è quello che comincia con l'Avvento e prepara il Natale, poi la Quaresima che prepara la Pasqua, poi il lungo tempo cosiddetto del tempo ordinario, dove noi siamo nell'ascolto della parola e la comunità si sforza di imitare il Signore nel suo insegnamento e nella sua testimonianza ormai arricchita dai misteri della salvezza che conosciamo, soprattutto il mistero pasquale, passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo. Bene, noi siamo oggi alla 33esima del tempo ordinario, siamo alla fine. Domenica prossima sarà la festa di Cristo Re e poi ricomincia l'Avvento. Ora, questa attenzione al tempo liturgico che si evolve è un aiuto per considerare la storia intera, dalla creazione fino agli ultimi tempi, fino ormai all'eternità, perché siamo dentro questo. E in questi ultimi giorni, sia nella liturgia domenicale come in quella feriale, i testi liturgici fanno accenno alla fine dei tempi, ma non solo a questo, lo fanno in un modo particolare, perché un testo come questo che abbiamo ascoltato noi adesso, il Vangelo di San Luca, il 21, potrebbe far venire immediatamente il tempo, mamma mia, sta per venire la fine del mondo, dobbiamo prepararci, oppure che succederà? In realtà la parola di Dio è molto più limpida e molto più serena, e faccio alcuni rilievi che vi possono aiutare. Anzitutto abbiamo cominciato con un testo dell'Antico Testamento, un testo breve del profeta Malachia, che dice due cose molto chiare: che il comportarsi bene o il comportarsi male non è la stessa cosa, è esattamente l'opposto. Quindi c'è il giorno del Signore, che è la sua valutazione su di noi. Anche questa liturgia è il giorno del Signore. Ogni momento ormai il giorno del Signore ha una storia lunga che si evolve fino ad raggiungere il culmine, che è il giorno di Pasqua, quello è il giorno per eccellenza. Ma lungo la storia della salvezza diversi altri momenti sono stati presentati come giorno del Signore, che questa presentazione aveva dei riferimenti a una certa liturgia e un certo genere letterario cosiddetto apocalittico, che è un po' come quando un professore vuole, non dico minacciare, ma forse richiamare attenzione al ragazzo: stai attento che poi ci sarà l'interrogazione, stai attento che però dopo ci sarà l'esame. Noi siamo chiamati a dire, allora lo ricordavamo anche noi ragazzi, a mettere tutte le nostre energie. E poi c'era un altro elemento, che il giorno del Signore era paragonato a quell'incontro che c'era tra o l'imperatore o un suo inviato che andava a visitare le province lontane. E allora era un momento di verifica, era un momento in cui ciascuno doveva cercare di presentare il paese, la zona, la città meglio possibile. Quindi c'era questa attenzione e tensione. Malachia ci dice: il bene avrà la sua ricompensa, il male. Per cui dice: per voi che avete il timore del mio nome, sorgerà il giorno come raggio benefico di sole, di giustizia. Quindi no, non è la nostra una religione che ci chiama la paura di Dio. Se dobbiamo avere una paura, dobbiamo avere paura solo di fare male. Per il resto siamo salvati. La volontà di Dio è sicura questa, che tutti siano salvi. Quindi dipende da noi se non lo siamo. Quindi bando alla religione della paura, al Dio della paura, ma riscopriamo il Dio dell'amore. E anche in questo testo di Luca noi ritroviamo una successione che si può notare a diversi livelli. Il testo comincia con una valutazione: sono Gesù, i suoi sono davanti al Tempio. Il Tempio di Gerusalemme era l'orgoglio degli israeliti, era una cosa che gli invidiavano tutto, quindi era un punto di prestigio, no? Ebbene, Gesù dice: vedete questo grande Tempio? Ma ci sarà un giorno che non ci sarà più pietra su pietra. Questa cosa subito loro dicono: ma Signore, quando avverrà? Cioè loro la mettono in termini di tempo, lui invece la mette in termini di valutazione. Sarebbe come per dire:
guardate che bella chiesa, bella, è la nostra chiesa parrocchiale, è l'onore del paese, oppure un giorno, forse tra 2000, tra 3000, non ci sarà più, oppure noi veniamo da Bologna con l'altro bello San Petronio, un giorno non ci sarà più, oppure c'è la Basilica di San Pietro a Roma, un giorno non ci sarà più, ma questo non è detto per mettere una minaccia, per dire che tutto è relativo. Le persone che stavano dentro questa chiesa 100 anni fa non c'erano, non ci sono più, e tra 100 anni nessuno di noi ci sarà, ma questo non è un problema. Gesù sposta subito l'attenzione, non preoccupatevi del tempo, perché lui non dà una risposta di tempo, ma dà una risposta di valore. Piuttosto state attenti a chi ha fretta sempre di minacciarvi con la fine del mondo. E questo richiamo, quando è indebolita la fede o indebolito anche il livello culturale, c'è sempre stato, i famosi millenaristi prendono sempre paura di minacce, ma tuttora c'è gente che a volte anche con senso religioso lo fanno, purtroppo non con senso religioso è voluto. Io ho una persona che mi manda delle email ogni settimana perché secondo lui la Madonna è arrabbiatissima e tra poco ci farà fare la fine del mondo, e Gesù non ti dico quanto è arrabbiato, no? È un modo che non fa la qualità della nostra vita. Allora Gesù dice: badate di non lasciarvi ingannare, perché quello che ci dà sicurezza è la parola del Signore, non solo le minacce, è la parola del Signore che è positiva. E poi nel livello successivo nota tutti i guai che nel mondo ci sono sempre stati. Uno, le guerre. Le guerre sono la fine del mondo, quando uno c'è in mezzo, è un guai. Gli altri, gli sconvolgimenti naturali, i terremoti, pensate lo tsunami, pensate il tifone che adesso stiamo vedendo su dei nostri fratelli delle Filippine, no? E chi ci sta lì alla fine del mondo, veramente. Ma questi fatti sono sempre avvenuti. E quindi sono il segno di una realtà del nostro universo che è vivo. Noi ammiriamo le bellezze delle Dolomiti, ma sapete che quelle sono il frutto di un movimento tellurico enorme, avvenuto forse 10 milioni d'anni fa, 20 milioni, quando volete, il mondo è sempre così. E quindi questo aspetto di relatività delle cose e del panorama è sempre così, è stato sempre. E non è questo che determina la paura oppure la minaccia di Dio, assolutamente. Ancora poi Gesù nomina le persecuzioni, ci sono sempre state, ci sono anche oggi. Una buona parte di cristiani è sotto persecuzione perché è cristiana, basta leggere i giornali per accorgersi, no? E questo anche quando le persecuzioni non sono in forma cruenta, a volte lo sono in forma più soft e più delicata, e sono quelle che passano attraverso i livelli di cultura, di mentalità, di filosofia, oppure semplicemente da un fatto commerciale, e dobbiamo stare attenti. Quindi vedete come il Vangelo ci educa ad avere una visione serena e anche, dice, alla fine, anche all'interno dei nostri affetti familiari, in nome di Dio ci possono essere dei contrasti. Sarete traditi per figlio dai genitori, dai fratelli, dai parenti. Allora, tutto questo cosa dice? Tutto questo dice che c'è un relativo che vediamo, niente in assoluto. E io non ho nessuna autorità di dire questa chiesa finirà tra 7.000 anni, assolutamente. Però Gesù ci dà una parola: ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto, e con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Ecco la parola sicura su tutto il mondo che vediamo. Ogni giorno abbiamo in mano i giornali, abbiamo in mano i telegiornali, sappiamo che poi c'è un gusto di sottolineare le minacce, le cose brutte. Il cristiano non è che non vede, non se ne rende, ma sa prendere quel suo metro e mezzo di distanza, perché sa che al di sopra di tutto c'è la potenza del Signore. E noi siamo chiamati a essere uomini e donne sereni, di fiducia. Tant'è vero, e venuto ce lo dà proprio la seconda lettura, San Paolo in questa seconda lettura astrae da tutto questo che abbiamo detto e ci dice: guardate il vostro momento, guardate a essere persone che si guadagnano a mangiare lavorando, a non fare una vita disordinata, a non avere pretese, e siate tutti gli uni gli altri vicini e solidari. Cioè, curate bene il presente. Il modo migliore di guardare il futuro è di vivere il presente, perché io il domani non ce l'ho in mano, ma il momento che vivo ce l'ho in mano. E allora, se vivo nella linea dell'amore, se rifiuto
sorgerà il giorno del Signore con un raggio come raggio benedico di Spirito. È quello che chiediamo. Per noi ci auguriamo di essere sempre in questa dignità e di essere anche capaci, in un mondo che è molto portato alla depressione, a volte a livello sociale, in un mondo che è portato a sottolineare più le cose negative che quelle buone, oppure alle varie forme di disordine e di confusione mentale, ecco, portiamo un messaggio di speranza e di ottimismo, che non è il messaggio che posso dare io singolarmente, ciascuno di noi pur credenti, è il messaggio del Signore. Quindi auguriamoci la bellezza della vita e la bellezza anche della nostra esperienza cristiana. Per questo proprio vuol dire cogliere anche il senso di tutta questa storia della salvezza. Ormai la nostra si chiama storia della salvezza, perché c'è un Cristo che ci ha visitato, un Cristo che per noi ha pagato, un Cristo che è risorto a dimostrarci che era Dio. Questa è la nostra fede e lo diciamo con piena consapevolezza proprio in questo anno della fede che finirà domenica prossima, ma un anno che ci ha risvegliato ad avere una consapevolezza della nostra identità e maturità di cristiani.